Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò le principali novità di Samsung Galaxy S4 con a bordo Android 5.0.1 Lollipop. Quindi iniziamo! Quindi iniziamo dall'installazione di Lollipop. In questo momento siamo su Android 4.4.2 KitKat e adesso appunto dovrò installare Android Lollipop. Quindi basta andare in impostazioni, altro, info, aggiornamenti, aggiorna e attendere il download del firmware che come potete vedere pesa più di 1 GB. Dopo il download ci sarà l'installazione di Lollipop che durerà circa 10 minuti, questo dipende anche dal numero delle applicazioni che avete installato sul vostro dispositivo. Dopo l'installazione, come possiamo vedere, andando in impostazioni, altro, info, il dispositivo ha a bordo Android 5.0.1 Lollipop e adesso vi elencherò le sue principali novità. Partiamo dalla grafica, infatti come possiamo vedere adesso è più material design, ispirata alle ultime versioni della TouchWiz. Infatti, entrando nell'app chiamate, il tastierino numerico è stato tutto ridisegnato, così come il resto dell'app che per privacy non posso mostrarvi. Sempre restando in tema chiamate, ora faccio arrivare una chiamata per mostrarvi anche qui la nuova grafica. Ho notato però che non c'è la possibilità di ricevere la chiamata in un piccolo pop-up, mentre stiamo facendo qualcos'altro. Passiamo all'applicazione messaggi, dove anche qui la grafica è stata ridisegnata con anche il tastino flottante. Visto che siamo in questa schermata vi mostro la tastiera, che è stata ridisegnata e ora è identica a quella di S5-S6. Ovviamente ci sono le solite funzioni di composizione swipe e di tastiera flottante. Passiamo al browser, il browser che anch'esso è stato ridisegnato e mi sembra anche leggermente più reattivo. Adesso passiamo alle cartelle, che adesso sono in stile S5-S6 con la possibilità anche di modificarne i colori. Visto che siamo in questa schermata vi mostro le impostazioni della home, che sono rimaste invariate, anche per quanto riguarda gli sfondi che non mi sembra che siano stati aggiunti altri. Novità importanti però sono presenti nel centro notifiche, che adesso acquista una nuova grafica, più snella e anch'essa stile S6 con material design. Inoltre, come potete vedere, sempre nel centro notifiche è anche stata aggiunta la possibilità dell'S Finder e della connessione rapida. Possiamo vedere le impostazioni, anche se rinnovate in grafica, e in particolare adesso vi vado a mostrare la memoria, che è rimasta invariata di 16 GB, e la batteria, che adesso mostra anche il grafico dell'utilizzo per farci capire quanto abbiamo usato il nostro cellulare. Sempre parlando di batteria, adesso con questo nuovo firmware il dispositivo potrebbe durare un po' di meno, visto che sono state aggiunte schermate con colore di sfondo chiaro, bianco, che sugli AMOLED consuma più energia rispetto al nero, che va completamente a spegnere i pixel. Inoltre, come si può vedere, sempre nelle impostazioni sono anche stati aggiunti nuovi interruttori di Lollipop. Ma adesso esco velocemente dalle impostazioni e vi mostro il drawer, che adesso non ha più la sezione dei widget, che però sono presenti dal menu della home. Per il resto non sono presenti nuove impostazioni. Inoltre sono anche state aggiunte applicazioni come Expo e My Samsung, che comunque possono essere cancellate. Passiamo alla schermata di blocco, che ora mostra anche le nuove notifiche Toast di Lollipop, con la possibilità di interagire con esse. Quindi ad esempio possiamo modificare e condividere una notifica se come in questo caso si tratta di un'immagine, oppure possiamo anche andare a rispondere se questa notifica si tratta di un messaggio. Sempre restando nella home, adesso vi mostro il multi windows, che è rimasto pressoché invariato. Sempre parlando di multi windows, adesso vi mostro il multitasking, che è in stile Lollipop, quindi adesso ci mostra tutta la cronologia delle applicazioni che abbiamo aperto, dalla quale noi possiamo anche attivare appunto il multi windows. La RAM invece è rimasta invariata e viene ben gestita, infatti come si può vedere è disponibile circa 0,5 GB di RAM dopo un po' di uso abbastanza intenso. Infine vi mostro il menu di spegnimento e il riavvio, che presenterà una nuova animazione di Samsung. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like, commentatelo e condividetelo anche sui vari social network. Inoltre seguitemi anche su Facebook, Twitter, Google+ e anche su Instagram, dove pubblico informazioni e aggiornamenti. Ovviamente tutti i link li trovate giù in descrizione. Inoltre iscrivetevi al canale, ciao da Mr. Technology Mania.